Avevo ormai quasi perso totalmente le speranze. Il 30 agosto dell'anno scorso ho comprato questa box e sembrava che non sarebbe mai arrivata a destinazione. Ma oggi, signori, finalmente potrò aprire questa incredibile mystery box a tema Harry Potter. Prima di iniziare vi invito a guardare anche l'altro video sulla mystery box a tema Marvel, perché racconto tutti i retroscena della spedizione e dell'acquisto di queste mystery box che sono giunte dopo mesi a destinazione. Non mi ripeterò in questo video perché ho già raccontato la mia esperienza a lungo in quel video lì, quindi vi lascio il link in descrizione, andate a recuperarlo così vedete anche i lati negativi della Loot Crate, non solo i lati positivi che sono l'unboxing e il wow che belli articoli che fanno. No, non c'è solo questo. Purtroppo ci sono anche dei lati negativi che dovete assolutamente vedere. Siamo pronti ad unboxare, ma prima vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. E anche per supportarmi se vi piacciono i miei video. Prendiamo la box e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, vedo già una cosa che mi dà molto fastidio. Qua c'era il simbolo del Wizarding World e ci hanno appiccicato sopra una bolla bruttissima, bianchissima, che rovina totalmente il design della scatola. Ai lati ci sono i due loghi della Loot Crate. Qua dietro c'è l'hashtag della Loot Crate. Davanti il sigillo a tema Harry Potter. Niente di particolare, in realtà le box della Loot Crate sono tematizzate, però qua ci hanno appiccicato degli adesivi ovunque, quindi purtroppo la tematizzazione si è persa. Apriamo e vediamo. Dovete sapere però che quando acquistate queste box in particolare potete scegliere una delle quattro case di Hogwarts, quindi Grifondoro, Serpeverde, Tasso Rosso e Corvo Nero. La mia ragazza si sente eroica e coraggiosa, quindi ha deciso di prendere tutti gli articoli a tema Grifondoro. Apriamo e vediamo. L'appoggio qua. Ok, partiamo. Anzi, metto a caso la mano, vediamo cosa tiro fuori. Allora, Hogwarts House Page Clips, bellissimi questi qui. Questi qui sono dei segnalibri e meno male che sono arrivati, gliene ruberò uno, probabilmente questo qui a metà che mi sembra il più carino con la clessidra, perché io ogni volta che leggo i fumetti ci infilo dei pezzi di Scottex dentro perché non ho un segnalibro, quindi gliene ruberò uno. Bellissimi, tre segnalibri di metallo che si possono infilare nelle pagine, così quando si riapre e si risfoglia un libro sapete dove siete arrivati. Molto molto carini, infatti qua tra l'altro c'è scritto S21, che credo sia l'anno 21, siamo nel 2022, sono arrivati adesso, ma questi articoli sono del 2021. Molto carini, alziamo un pochino la posta in gioco perché è carino, però voglio qualcosa di più particolare. Ok, sento una scatoletta. Allora, Hogwarts Mag Warmer. Ma vuoi vedere, questo qui potrebbe essere figo, eh? USB, tra l'altro. È fighissimo con questa plastica in rilievo, veramente fighissima. È uno scaldatazze, dovrebbe essere uno scaldatazze. Questo qui è la presa USB che si infila in qualsiasi presa e in teoria dovrebbe scaldarsi e scaldare la tazza che viene appoggiata. Dietro c'è il logo Wizarding World e Warner Brothers. Anche nel caso non funzionasse, io direi che possiamo tagliare il filo e usarlo come sottobicchieri semplice. Questo è veramente figo, soprattutto perché io e la mia ragazza siamo due pantofolai e ci spacchiamo di tisane. Il problema è che le vogliamo sempre calde, 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 quindi litigheremo tantissimo per questa Mag Warmer. Però è sua, quindi giustamente dovrà usarla lei. Ok, non devo prendere troppi articoli. Cos'è, una pallina? Che è sta roba? No, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Siamo appena tornati da Bologna e abbiamo comprato dei tè sfusi. E quindi questo fa al caso nostro. Hanno azzeccato comunque la box, hanno capito che siamo veramente due pantofolai, perché, signori, questo è una figata. È un po' grosso, non ne ho mai visti di così grossi, però è un infusore per il tè. Praticamente questa roba qua si dovrebbe aprire in qualche maniera. Eccola qua. Qua si mette la tisana, si mette il tè, si richiude e si fa galleggiare all'interno dell'acqua calda. Il tè viene sciolto, le erbe vengono sciolte all'interno dell'acqua calda e l'acqua diventa tè o diventa tisana. È molto molto utile, cioè non per tutti, però per noi è utilissimo perché noi, ripeto, ci spacchiamo di tisane, ci spacchiamo di tisane, ed è fighissimo che c'è anche il porta. Molto utile questo, perché ogni volta che si finisce di bere il tè, per evitare di lasciarlo dentro, bisognerebbe levarlo, solo che quando si è per esempio sul letto, sul divano, non sappiamo mai dove metterlo, sto a fare qua, sto infusore, com'è che si chiama? Non so neanche come si chiami. Quindi questo piattino qua è molto utile, questo qui è un sottobicchiere per l'infusore. Fighissimo! Tra l'altro, tutti articoli invernali, sta per arrivare l'estate, perfetto Loot Crate, sei un genio. Andiamo avanti, vediamo un po'. Vabbè, questo è immancabile. Molto figo però, molto figo. Il cappello,
via tutto, di Grifondoro, un po' schiacciatello. Qua c'è il pompon rosso e giallo con la scritta Hogwarts, eccola qua. Qua c'è il simbolo di Grifondoro. Non è di quelle stampe appiccicate a caso, cioè è proprio cucito dentro. È figo, è molto figo. Me lo metto subito perché mi piace. E voilà, spero che non mi stia da schifo. Andiamo avanti. Ok, questo dovrebbe essere un altro gadget. Immancabili, spille. Wizarding World, apriamo e vediamo che cosa c'è dentro. Ormai so che dentro a queste box ci sono sempre delle spille. Le cercherò per prime, visto che sono le cose solitamente meno interessanti. Ma che figo! È bellissima! Quidditch Peach! È enorme, tra l'altro! Pensavo che fossero due, perché ci sono due aggancini. Comunque, molto molto figa. Il prezzo vale assolutamente, l'attesa no, ma il prezzo vale assolutamente lo spettacolo, perché dentro ci sono delle cose veramente veramente fighe. Dovremmo essere quasi alla fine, eh? È l'ultimo articolo. Ba 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 ba. Sottovuoto. Credo... Allora, nella vecchia box della Marvel avevo trovato un tappeto, ma non mi sembra un tappeto questo, vediamo un po'. È una coperta, dovrebbe essere. Vediamo un po'. Ma che morbida! No! È bellissima. Mi sono innamorato di sta roba. È bellissima. È una coperta di Grifondoro. Non so neanche se si vedrà nel video, perché è enorme. È fighissima! Bellissima, morbidissima tra l'altro, non credo che sia caldissima e va anche bene. Ho paura che però è quella morbidezza che piace ai gatti, quindi non sarà né mia né della mia ragazza questa coperta qua, ma diventerà immediatamente delle nostre gatte. Abbiamo due gatte, l'ultima arrivata, gliel'ho regalata per Natale, l'ho chiamata con un nome tipico dei fumetti Marvel, che è Tempesta, esattamente come Tempesta degli X-Men. Qua c'è la chiave volante che Harry Potter segue in Harry Potter e la pietra filosofale, vedo altri simboli che non riconosco, cosa c'è scritto? Gryffindor, coraggio, determinazione, bravery, che credo sia... Amore, vieni qua, guarda. Bella. Fighissima, eh? Sì, aspetta, aprila meglio. Bella. Cosa vuol dire bravery? Sì, coraggiosa. Coraggioso. Cioè, perché credo che siano gli elementi di un Grifondoro. Determinazione. E coraggio. Bravery, no. Only the brave. Oltre la siepe. Io conosco Only the Horses. No, brave, come si... Non importa, comunque no, è una bella cosa, è un bel aggettivo. Coraggio, determinazione. È un bel aggettivo. Fighissima, eh? Ho deciso che non te la do, questa è mia. È molto morbida, piacerà tantissimo ai gatti. Sicuramente. Sicuramente, quindi sarà... usciranno di casa. Ah, ok, perfetto. Sarà dei gatti. Va bene, grazie. E questo era l'ultimo? Ah, non vi ho fatto vedere la confezione all'interno, la scatola all'interno, che ovviamente è tematizzata con i simboli delle case di Hogwarts e con il simbolo di Hogwarts. Bene, bene, sono molto... Ho rotto tutto, sono molto soddisfatto di questa unboxing, anche se non è per me, questa roba è della mia ragazza, la utilizzeremo almeno al 50-50, almeno. Io appoggio questa fantastica box, vado a prepararmi subito una tisana. Vi rinvito ad iscrivervi al canale, perché non tratto solo il tema Marvel. Avete visto che non tratto solo il tema Marvel, ma tratto ogni tanto anche altre cose. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye, un bacio, ciao.